Ben ritrovati ragazzi sul nostro canale per questo nuovo appuntamento in musica. Nel tutorial di oggi andremo a parlare di saturazione. Si sa, chi è chitarrista conosce benissimo l'argomento, anche perché la saturazione, diciamo che è uno di quei controlli che aggiungiamo poi in cascata al nostro segnale, a volte per arricchirlo, a volte per abbellirlo, o comunque a volte anche per cambiare completamente il suono. La saturazione possiamo usarla naturalmente anche nei nostri mix, anzi, a maggior ragione. Spesso siamo, per così dire, portati a pensare che un suono, a volte anche un suono anche solo di VST, oppure anche una registrazione fatta con i nostri microfoni, passando magari attraverso un outboard esterno, come può essere un mixer esterno, piuttosto che la nostra scatola effetti, se parliamo della chitarra, o piuttosto il microfono con un pre e poi direttamente alla scheda, per così dire la saturazione o comunque la qualità del segnale che poi noi ci troviamo nel mix possa già essere sufficiente così e quindi possa, per così dire, adattarsi al mix. Bene, oggi andremo a vedere un plugin, ne andremo a vedere tre veramente di saturazione, di cui uno è gratuito. Basta semplicemente crearsi un account su quello che è il motore che fa girare i plugin della SoftTube, quindi ci si crea un account gratuito e lì si riesce ad utilizzare la loro emulazione di saturazione. Emulazione di saturazione che è anche compresa all'interno di Cakewalk, ma che ahimè ormai temo che sia rimasta una versione quantomeno, per così dire, datata. Per cui andremo a vedere tre saturazioni e andremo a vedere come cambia il nostro suono con le saturazioni, con le diverse saturazioni appunto, e soprattutto come evolve il suono stesso quando noi applichiamo della saturazione esterna. A volte ci sembra un passaggio in più, oppure non ci pensiamo neppure, però sappiate che questo passaggio arricchisce non di poco il vostro segnale, ma soprattutto vi permette a volte di rendere gestibili delle tracce che diversamente in mix, a colpi di compressione come si suol dire, oppure a tagli di equalizzazione, non si riesce veramente proprio a portar fuori. Apriamo Cakewalk, entriamo all'interno della nostra DAW e vediamo come scolpire il suono con i nostri plugin di saturazione. Ed eccoci quindi all'interno del nostro software. I tre, per così dire, i tre VST di emulazione di quella che è la saturazione sono appunto l'Ile Tube della Waves, il Saturation Knob della SoftTube, che vi ricordo troviamo anche all'interno del Pro Channel. Tasto destro, inserisci modulo SoftTube. Eccolo qua. Il problema è che questa versione ancora è ferma alla 2.2, 2.5 contro la 2.2, quindi c'è effettivamente uno scarto tra le due versioni. Probabilmente questa è una versione all'interno di Cakewalk che alla fine non è mai stata aggiornata, così è rimasta come plugin in linea di massima e quindi per chi comunque si accontenta possiamo dire che va bene così. L'altra invece è l'UAD, il 610B, è dell'Universal Audio. In tanti mi chiedete sempre qual è la migliore scheda audio per poter appunto iniziare a fare quelle che sono le vostre produzioni, quindi a fare home recording. Io consiglio sempre di partire, anche se da una soluzione per così dire entry level, una buona soluzione, perché una buona soluzione poi vi accompagna per molto più tempo. Abbiamo detto quindi emulazione del 610, andiamo a sentire quella che è la nostra linea di percussioni e poi la matchiamo con le varie saturazioni. Ok, iniziamo subito con la prima saturazione. La prima saturazione che andiamo ad avviare
è proprio il Lyle Tube della Waves. Lyle Tube che viene, tra virgolette, che viene dato insieme ad un altro plugin che è il Magma, anche quello diciamo che dà una spinta in più al nostro suono, ma poi lo tratteremo appunto come singolo VST. Andiamo quindi a vedere come si comporta. Allora, di che cosa è composto sostanzialmente il tube? Diciamo che abbiamo una sensitività, quindi soft, normal o height. Questo dipende da come sta entrando il nostro segnale all'interno appunto del nostro VST. Dopodiché abbiamo una manopola, per così dire, del drive, quindi andiamo a dare drive tanto quanto ci piace quel suono, tanto quanto vogliamo che quel suono arrivi, per così dire, come lo abbiamo immaginato, come lo vogliamo scolpire. Abbiamo il LED appunto per vedere, più naturalmente la luce brillante, maggiore sarà quello che è l'effetto del drive. Dopodiché abbiamo quella che è la regolazione dell'uscita, quindi un volume in uscita che ci consente di riportare al pari quello che è il nostro suono iniziale, anche perché dando appunto drive e aumentando quella che è la saturazione, diciamo che è naturale che poi anche il livello del suono cresca. Siccome è fondamentale mantenere sempre lo stesso livello, perché altrimenti in catena, come abbiamo detto più volte, ad aumentare, poi si rischia di avere un qualcosa di ingestibile alla fine, dobbiamo sempre essere attenti e quindi riportare sempre i volumi, per così dire, facendo un match a una condizione iniziale. Dobbiamo sostanzialmente sfruttare solo quello che è il colore che ci dà il VST, o comunque quello che sono, diciamo, quella che rispettare quella che è l'emulazione. Per cui lo andiamo a sentire con il Magma. Andiamo a toglierlo. Sentite come anche, per così dire, alcuni suoni, diciamo che diventano decisamente più tondi e ne guadagna anche quello che è l'attacco. Ho notato che con Lyle Tube è come se il suono passasse anche, per così dire, sotto una leggera compressione. Tant'è che infatti ad aria saturazione molte volte, quando tiriamo su decisamente, è come se il suono sostanzialmente si scolpisse e i picchi che prima trovavamo all'interno del nostro suono si attenuano decisamente. Passiamo ora a quello che è il soft tube. Quindi il soft tube è decisamente molto più drastico, tant'è che ho dovuto lasciare la manopola della saturazione a circa un quarto di quello che poteva essere il suo valore completo, perché va in distorsione decisamente in modo parecchio aggressivo e quindi snatura subito il suono. Andiamo a sentire. Qui diciamo che ne beneficiano tutte quelle che sono le frequenze alte all'interno appunto di quello che è il nostro campione, rispetto invece all'Lyle Tube dove il suono veniva colorato anche nelle medio basse. Qui la colorazione effettivamente risulta solo leggermente dalle alte, diciamo è come se sentissi dai 1000 in su che inizia a fare quello che è il suo lavoro. Vi faccio vedere come basta veramente, e a parte che portarlo ai livelli del drive del Lyle Tube è praticamente impensabile, vi faccio sentire. Passiamo ora, per così dire, a uno dei più apprezzati a livello appunto di saturazione, il 610B. Il 610B ha anche la caratteristica di poter gestire anche una piccola parte di equalizzazione. Possiamo andare
possiamo andare a gestire quelli che sono 100, 270 Hz e poi più o meno 9 dB, oppure 7, 10 o 4,5 kHz, anche qui da meno 9 a più 9 dB. Andiamo a sentire come funziona il 610 e poi andiamo a fare una comparazione. Lo spostiamo per non essere in cascata con gli altri VST. Sentite come col 610 anche qua il suono decisamente è un po' più chiaro. Siamo andati anche naturalmente ad agire con quello che è l'equalizzazione. Abbiamo portato l'equalizzazione e le abbiamo tolto 3 dB. Vediamo con l'equalizzazione normale. Sentite che tende a risuonare intorno ai 200-300 Hz. Ecco perché siamo andati a levare un po' di equalizzazione. Quello che per così dire ci ha, se vogliamo dire, colpito di più per la particolarità e per come poi va a colorare il suono è appunto il Lil Tube. Lavora veramente bene. Adesso andiamo ad eliminare i due concorrenti, ok? Lavora decisamente bene e una cosa che io faccio spesso, una volta che ho, tra virgolette, settato, questo possiamo andare a levarlo, una volta che ho fatto il mio set, appunto, come vi dicevo, lo trascino all'interno delle tracce, quindi in questo caso, avendo spezzettato la traccia, sono costretto a trascinarla su tutte le tracce, per così dire. Quindi, una volta fatto questo, vado a selezionarmi le tracce, dopodiché vado a fare un reverse su clip. Quindi, riversando adesso tutto, diciamo, questo contenuto, mi ritroverò ad avere la mia traccia di percussioni, per così dire, con l'aggiunta di un drive. E quindi mi ritroverò ad avere, come potete notare, una traccia più ricca di armoniche. È per così dire con una pasta molto più analogica. Possiamo fare naturalmente, anzi, dobbiamo fare lo stesso lavoro naturalmente anche dall'altra parte. Ora vi faccio vedere. Andiamo ad inserire quindi il nostro VST. Andiamo a ricalcare quelle che sono le impostazioni. Ok, decisamente più bilanciata la traccia. Adesso vi faccio vedere quando vado a fare il reverse su clip, come la stessa, notate la particolarità di come è frastagliata il nostro wave. Andiamo quindi a fare il reverse su clip. Guardate proprio come si è normalizzata la traccia. È come se la nostra saturazione, il nostro drive, avesse comunque anche fatto una sorta di compressione di quelli che sono i picchi della nostra traccia. Naturalmente la cosa deve essere, dobbiamo comunque mantenere quella che è la nostra dinamica all'interno appunto del VST stesso. Lo andiamo ad ascoltare, quindi lo andiamo ad ascoltare, diciamo, in accoppiata con il primo. Thank you.
abbiamo ottenuto un suono decisamente molto più vicino a quello che comunque sarebbe stato, ad esempio, un suono che passa attraverso una macchina analogica. Questo lavoro può essere tranquillamente fatto per tutte le tracce. Ad esempio, vi faccio sentire la traccia di un piano realizzato appunto con lo stesso metodo. Sentite come lo stesso suono suona decisamente più fresco e più vivo, più vero. Bene ragazzi, questo era proprio un esempio molto 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 semplice. Naturalmente quando si lavora ad alti livelli questo lavoro si tende a farlo già in fase di acquisizione, si cerca di acquisire il suono al meglio, per cui il suono passerà già attraverso degli outboard di un certo tipo, verrà acquisito all'interno diciamo della nostra DAV che ci permette appunto di incamerare il nostro segnale e poi da lì lo stesso sarà per così dire gestito all'interno del nostro mix. È chiaro che ci sono sempre delle aggiunte, soprattutto in questo momento storico in cui si fa molto utilizzo di questo tipo di effetti, si lavora veramente tanto in the box, anche se poi sembra per così dire quando si parla di ETB o in the box sembra quasi tabù, sembra che fare un mix in the box, nonostante le fotografie ritraggano sempre grossi studi con grandi outboard, la tendenza comunque è sempre quella, o meglio, ci stiamo spostando verso comunque macchine sempre più performanti, ci stiamo spostando verso plugin sempre più esigenti in termini di risorse, ma comunque sempre più generosi e sempre molto vicini a quelli che è l'outboard. A volte plugin studiati per risolvere i problemi intrinseci che l'outboard appunto a volte ci dà. Come vi dicevo, è un discorso sempre molto delicato. I puristi tendono a dire che, o comunque a far vedere che si lavora in un certo modo, quasi come per mantenere, per così dire, l'attenzione su quello, per così dire, se non hai questo outboard il tuo mix non sarà mai come. Molti top engineer, per così dire, stanno pian piano uscendo allo scoperto e confessano che alcuni mix, anche premiati con Grammy, sono stati completamente mixati all'interno appunto di soluzioni digitali. Questo comunque è un bene, perché diversamente non saremmo evoluti dal grammofono. Bene, per questo è tutto, io direi che ci diamo appuntamento al prossimo episodio, la prossima volta per parlare di equalizzatori, non all'interno di Keywalk, ma per così dire, vedere un po' quello che è il panorama degli equalizzatori e per parlare di almeno un tipo di equalizzatori che si dovrebbero utilizzare all'interno del mix per dare, per così dire, colore alle nostre tracce. Buona musica! Everything is fine when you surround me.